c'è il primo livello, buio 25-50, vado lo stesso. Hashtag Venice to Parma è importante. Io qua intorno, vicino a Venezia, Campo San Piero, sono nato e ci ho vissuto per tanti anni, ed è un posto dove torno anche sempre volentieri, anche per questione di cuore, perché mi sono anche dichiarato alla mia futura moglie qui, quindi è una città splendida, credo la città più bella del mondo probabilmente. Però Parma è dove ho il mio cuore, mi sento emiliano d'adozione spiritualmente, perché è una città che mi rispecchia molto, è una città godereccia, è una città molto easy going, è una città, non lo so, che mi ha accolto da subito e che nella quale sono capitato assolutamente in maniera fortuita e non sono mai più andato via, mi sono abbarbicato per parecchi anni, quindi ci vivo e ci sto benissimo. Stai sereno, vivi meglio è un hashtag che dovremmo tatuarci sulla testa, ma soprattutto tatuarlo a tante persone in questo ambiente. Credo da questo punto di vista di essere braggo, top, nel senso che da ragazzino mi chiamavano Godimondo, era uno dei miei vari nickname, che è una bottiglia di vino rosso buonissima, ma è anche una filosofia di vita. Credo che chi fa di questa passione, di questo gioco, un mestiere, sia un fortunato, un privilegiato e debba rendersene conto. È importante anche che le persone rappresentino questo gioco in eventi, ma nella vita di tutti i giorni. E se parliamo anche da un punto di vista prettamente di EV, credo che sia decisamente EV più stare calmi e godersela anche in una situazione tiltante, anche in un periodo negativo. Non è facile, io questo lavoro lo faccio da 8 anni ormai, quindi diciamo ne ho viste di cotte e di crude, però è un hashtag importante a cui tengo molto. 4 carte smake A1, questa è un hashtag che andiamo a chiarire una misconception, nel senso che anche tu quando mi hai chiesto si parlava di Omaha. Ora, l'Omaha è sicuramente il mio peggior gioco, l'Omaha lo è sicuramente il mio miglior gioco. In entrambi i casi sono due giochi che comunque mi divertono molto, solo che uno l'ho studiato e uno no, quindi i risultati oggettivamente rispecchiano questo. È una, al di là delle 4 carte, io direi anche 7 carte Smake One, lo Stud, il Deuce to Seven, il Badugi, perché no, tutte varianti che secondo me potrebbero essere un antidoto un po' al ristagno del poker italiano, che sarebbe importante fossero, non lo so, messe un attimino più al centro dell'attenzione, non solo per i grandi festival del poker online, ma anche con un qualche tipo di giornaliero settimanale. Credo che ci sarebbe un mercato. Sicuramente le partite sono più EV, io le gioco da tanto tempo dal vivo e poi quel poco che riesco anche online, e quindi 4 carte, 7 carte, tutte le carte del mondo è meglio che ci vuole, perlomeno ogni tanto per staccare, per cambiare un po'.